Buongiorno a tutti quanti, siamo al quarto appuntamento e diciamo che con questa predicazione si conclude, con questa predicazione dicevo si conclude la prima puntata sulla gioia, perché come abbiamo detto quest'anno è l'anno della gioia, tutti gli anni deve essere l'anno della gioia, ma quest'anno la nostra Chiesa vuole concentrarsi specificatamente sulla gioia. E questo è il secondo messaggio di una predicazione che ho diviso in due parti perché erano troppe cose da fare. Fino alla settimana scorsa abbiamo visto le prime cinque istruzioni che Paolo ci dà nella lettera a Filippesi per mettere insieme, vi ricordate, i pezzi del nostro mobile Ikea, di mettere insieme la gioia, di costruire la gioia attorno al Signore. Oggi vediamo le rimanenti cinque istruzioni del foglietto che ci dà Paolo nella lettera a Filippesi. La sesta istruzione che ci dà Paolo è questa, è la gioia è negli altri, l'egoismo uccide la gioia. La gioia è negli altri, l'egoismo uccide la gioia. Filippesi 2, versetti 17 e 18 dicono così: ma anche se dovrò aggiungere il sacrificio della mia vita a quello che la vostra fede offre a Dio, ne sarò contento e mi rallegrerò insieme con tutti voi, e anche voi dovete essere felici e gioire con me. La volta scorsa abbiamo già parlato un po' di questo concetto. E abbiamo parlato dell'unità dei credenti per un unico scopo, che è quello di predicare il Vangelo a tutti gli altri, a tutto il mondo. Qui Paolo va ancora più avanti, espande questo concetto, che dice che non è sufficiente essere uniti per avere gioia, ma bisogna lavorare affinché l'altro abbia gioia, affinché l'altro provi gioia. In pratica Paolo dice che se mi adopero per che tu abbia gioia, allora la mia gioia diventerà più grande, la mia gioia sarà vedere te che hai gioia. Questo è il principio su cui si basa tutto quanto il cristianesimo, su cui si basa il servizio cristiano. Il servizio cristiano che cos'è? È il servizio che io faccio perché tu possa trovare gioia. Perché spendo tutto me stesso perché io possa vederti, quando ti vedrò sorridere, perché quando ti vedrò guarito, perché quando ti vedrò consolato, perché quando ti vedrò libero, perché quando ti vedrò salvato, allora ti vedrò nella gioia ed io avrò gioia tramite la tua gioia. Questo è il principio, apro una piccola parentesi, su cui vivono o dovrebbero vivere i pastori. I pastori dovrebbero vivere su questo concetto. E c'è un pezzetto di Filippesi proprio che riguarda la mia categoria, è una piccola parentesi, però mi piace di girarla. È Filippesi 21-24 e dice così Paolo, il versetto 21 e poi il versetto 24: per me infatti vivere è Cristo e morire sarebbe guadagno. Da una parte desidero partire per essere con Cristo, per me sarebbe senz'altro meglio, ma capisco che per voi è più utile che rimanga in vita. Ora Paolo avrebbe avuto tutte le ragioni, tutti i motivi per essere felice di morire. Paolo dice, per me morire è un guadagno. È chiaro, è certo, è un guadagno per lui. Sarebbe cessata la prigionia, sarebbero cessati i viaggi, sarebbe cessata la fame, il freddo, la paura, perché chiaramente c'era la paura di essere bastonato, è stato lapidato più di una volta, i dolori. E sarebbe stato Gesù per l'eternità. Quale cosa migliore? Cioè, per me vivere è Cristo. Nel momento che io vado, dice la mia vera vita è stare con Gesù, è stare con Cristo. Ma rimango qua per aiutarvi, per istruirvi su Cristo e portarvi alla gioia. E questo sarà.
giorno, vedervi crescere in Cristo, istruirvi su Cristo. Allora, come deve essere un pastore secondo Paolo? C'è vicino un'altra lettera, prima Corinzi, al versetto 24 del primo capitolo, Paolo dice così: non è che noi vogliamo dirigere la vostra fede, ma desideriamo collaborare alla vostra gioia, perché è per fede che voi siete salvi. Paolo che cosa afferma? Noi, è un plurale maiestatis, lui, Paolo, che è il pastore dei pastori, lavoro per vedere voi nella gioia. Pastore, dice Paolo, non è quello che ti impone delle regole, non è che ti dice quello che devi fare, che non fare, quello che mangiare, quello che non mangiare, come pregare, ma è quello che fa del tutto affinché tu possa provare gioia nella tua vita in Cristo. Una piccola nota per coloro che come me sono pastori, per quelli che ci stanno ascoltando sul podcast, che ci vedono in video, ma anche per tutti coloro che sono coinvolti a qualche titolo nell'insegnamento. Per questo sto parlando, per esempio, nella nostra chiesa, di chi conduce la cellula, di chi conduce il piccolo gruppo, di chi fa la scuola domenicale, di chi fa il corso Alfa che è cominciato, tutti quanti quelli che insegnano. La domanda è questa: stai collaborando alla gioia di coloro che ti sono stati affidati per farli crescere? Stai collaborando oppure stai cercando soltanto di imporgli ciò che è bene per te, quello che ti è più comodo, quello che ti piace più, quello che è il tuo cuore, le cose migliori? Un esempio pratico, parlo di chi fa l'adorazione, per esempio. Sei pronto, sei pronta a suonare in chiesa invece dell'inno che ti fa scendere sempre alla pinuccia la musica cristiana rap? A me non piace, ma se quello serve per cooperare alla tua gioia, allora io suono. Perché non è importante quello che provo io, la lacrima che mi scende, la cosa che mi muove dentro, è quello che Cristo riesce a fare in te, e io sarò lì per essere al tuo fianco, per crescere. Questa è una domanda per chi insegna, ma c'è anche una domanda per chi è discepolo. Se il tuo insegnante, se chi ti insegna non aumenta la tua gioia, ma invece aumenta il tuo stress, ti impone regole su regole, questo si fa, questo non si fa, è così, mettici questo, mettiti così, devi fare, devi venire qua, devi venire là, invece di insegnarti a seguire Gesù, beh, forse è il caso che cambi insegnante. L'insegnante non è quello. E qui tutta la chiesa si alzò e uscì fuori. Allora, state fermi. Sapete a chi si stava ispirando Paolo? A chi si ispirava dicendo queste cose? Si ispirava ad un uomo che un bel po' di tempo prima lo aveva fermato sulla via tra Damasco e Gerusalemme, dicendogli: Saulo, Saulo, perché? Si ispirava a Gesù. Ebrei 12:2 dice così: per la gioia che gli era posta dinanzi, egli, Gesù, sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Sai che cosa gli ha portato Gesù sulla croce? Che cosa l'ha portato? L'immagine della gioia che tu e io avremmo potuto provare credendo in lui. La gioia di Gesù, la gioia di Gesù non risiedeva solo nel fatto di aver sconfitto la morte, di aver sconfitto Satana, ma quello che lui vedeva era la gioia che avremmo avuto vedendo lui, credendo in lui, scusate, e la gioia era nell'averci trasmesso questa possibilità di avere una vita non di pene, di preoccupazione, ma di gioia eterna, guardando lui. Giovanni 15:11 dice così: vi ho detto queste cose, se sempre Gesù che parla, vi ho detto questo perché siate pieni della mia gioia e la vostra felicità sia completa. Pieni della gioia, vedete qui c'è gioia e c'è felicità. Poi vedremo sul fatto di gioia e di felicità.
gioia, che è quella che rimane. La, la mia gioia deve riempirvi, così che possiate anche essere felici. Se siamo discepoli di Gesù, allora abbiamo la possibilità di trovare la gioia, una possibilità veramente di trovare la gioia. Ma dobbiamo adoperarci affinché l'altro provi gioia, perché, perché così ha fatto Gesù. Lui si è sacrificato per la nostra gioia, per la mia gioia. Però c'è anche un avvertimento, come abbiamo detto, queste cose se le fai portano gioia, e se non le fai non è che rimani lì, ma distruggono la tua gioia. Per cui se vivi soltanto per la tua gioia personale, se ti interessa, se non ti interessa che gli altri provino gioia, allora stai uccidendo la tua gioia. Mettiamolo sul pratico. Cosa significa questo? Significa due cose ben precise. La prima è che non puoi fare a meno di una chiesa locale. Non puoi fare, come credente è impossibile trovare gioia se non stai in una chiesa locale. Perché alla gioia di chi collaborerai se rimani un credente solo. Quali saranno gli altri credenti in cui tu fai crescere gioia se rimani da solo? Chiaramente se sei un credente in un posto dove non ci sono chiese, è chiaro che sei costretto. Ma se in un posto dove ci sono chiese è importante essere membro di una chiesa locale. E la seconda cosa, nel momento che sei membro di una chiesa locale, non puoi soltanto sederti e ascoltare, devi essere coinvolto, devi essere coinvolto. Come collaborerai alla gioia di chi ti siede a fianco? Se incontri soltanto per un paio d'orette la domenica, poi non sai che cosa succede, non sai che cosa, quali sono i suoi problemi, le sue felicità, non sai qual è la sua vita, non sai che cosa ha fatto, non sai quello che farà. E l'unica cosa che condividi è uno spazio fisico per un paio d'orette. Devi coinvolgerti, collaborare alla gioia significa scegliere di frequentare una chiesa, ma non soltanto, significa coinvolgersi con la vita dei membri che stanno a fianco, coinvolgersi nelle attività di chiesa, oppure nella vita degli altri membri, chiamare, telefonare, sentirsi, essere in contatto, in quella maniera aumenterai la gioia dell'altro. No, sesta istruzione sul foglietto. Foglietto delle istruzioni. Sforzati di portare gioia agli altri. Sforzati di portare gioia. Settima istruzione che ci dà Paolo. La gioia è nella riunione. La separazione uccide la gioia. La gioia è nella riunione, nell'incontrarsi. La separazione la crescita uccide. C'è un versetto di Filippesi 2, 28 e 29. E dice così. Perciò ci tengo molto che Timoteo ritorni da voi, perché so quanto vi farà piacere rivederlo, e questo alleggerirà anche le mie preoccupazioni. Accoglietelo dunque con grande gioia per piacere al Signore, ed abbiate stima di uomini così. Ora, Paolo stava mandando Timoteo a Filippi. Se leggete pochi versi dopo, vedrete che Paolo dice ai filippesi che Timoteo era stato molto vicino alla morte. A causa della sua testimonianza di credenza. E per via e la gioia dei filippesi sarà amplificata dal fatto di accogliere un amico credente che ha rischiato la vita per Cristo. Ora capitemi bene, non è che noi dobbiamo per forza avere un amico credente che ha rischiato la vita in Cristo e che è quasi morto per testimoniare Gesù. Ma la gioia dell'incontrarci con vecchi amici in Cristo che non vediamo da tanto tempo, persone con cui abbiamo condiviso una parte della nostra vita, è importante. Quello crea gioia. Allora, all'epoca di Paolo non c'erano molti altri modi, bisognava andare a piedi, per cui Timoteo era partito da dove stava Paolo e era arrivato a Filippi a piedi. E resta ancora il sistema migliore, nel senso, vedersi di faccia, stare insieme fisicamente, quella è la cosa migliore. Però, chiaramente, siccome la tecnologia ci ha messo a disposizione una serie di altre possibilità, è pure possibile utilizzarle per la guardia di Dio. Non sto parlando di telefono,
WhatsApp, Messenger, FaceTime, quant'altro, tutti quanti social, per tenersi in contatto. Ci sono persone importanti nella tua vita di credente? Alcune sono forse ancora al tuo fianco, altre sono lontane, altre non ci sono più perché sono già col Signore. Quante volte senti o stai sentendo persone con cui hai condiviso una parte della tua vita? Mi faceva riflettere che proprio oggi che avrei predicato questo, Speranza ha detto che ha sentito Anna Maria e che hanno progettato di rivedersi e che loro hanno voglia di rivenire qua. Che Davide è curioso, Davide tra l'altro è un bambino che all'epoca aveva 4 anni, è portato al Signore suo padre. E per cui io voglio di rivedere lui ha voglia di rivedere. Ti dico una cosa, sono 5 anni questo gennaio che sono terminate quello che si chiamava il piano 3 anni, che erano le riunioni che facevamo ad Ostia con tutti i pastori con molti pastori italiani, e per 3 anni, cioè ci abbiamo lavorato 5 anni, il corso è stato di 3 anni più 2 di preparazione. E sapete che c'è una cosa, quando ho visto Facebook è una cosa scema, che però ogni tanto ti propone qualche cosa, e qualche giorno fa mi ha proposto la torta di celebrazione dell'ultimo anno del piano 3 anni. Non sapete quanta voglia ho di rivedere i pastori, gli amici, i credenti che stavano là. Infatti sto frenando con tutto me stesso, perché so che già me l'hanno chiesto tante volte gli altri, ma dai, incontriamoci, so che la vita è molto complicata, ma prima o poi succederà, perché io voglio rivederli e so che loro vogliono rivedere. È bello. Allora ti do un suggerimento, e lo do anche a me stesso: fai una lista di 5 persone, se sono di 2 sono meglio, che hanno avuto un impatto positivo nella tua vita di credente, con cui hai condiviso qualche cosa di importante. Ne elenco di 5 persone e pianifica di incontrarle in qualche modo, fisicamente, al telefono, WhatsApp, FaceTime, Messenger, fa come quello che ti pare. Fai un piano per incontrarle durante il 2018. E ti do un ulteriore suggerimento, ti dirò: fanne un'abitudine, crea questa abitudine. Charles Spurgeon, che è un famosissimo predicatore battista dell'800, una volta disse così: quando incontro qualche vecchio amico nella fede è come essere in vacanza una settimana. Hai bisogno di una vacanza spirituale una volta. Ridere assieme ad altri credenti con cui hai diviso parte della tua vita è un grande balsamo per l'anima, è una grande medicina. Però attenzione, se resti da solo tenderai a piangerti addosso. Sono da solo e ucciderai la tua gioia. Proverbi dice così, Proverbi 15:15 dice: tutti i giorni sono brutti per l'afflitto. Per cui chi è triste ha tutti i giorni brutti, ma per il cuore contento è sempre allegria. Settima istruzione: pianifica di incontrarti con altri. Questa è una cosa che ho fatto molto rapidamente. 8ª istruzione di Paolo: la gioia è avere piani per il futuro, la mancanza di uno scopo uccide la gioia. La gioia è avere dei piani per il futuro, la mancanza di uno scopo invece la gioia la uccide. Filippesi 4, versetto 1: perciò restate fermamente uniti al Signore. Ho tanta voglia di rivedervi, cari fratelli. Voi siete la mia gioia e la ricompensa del mio lavoro. Paolo stava pianificando il futuro.
come lo stava pianificando? Non preoccupato solo del presente. Il presente qual era? Lui incatenato a un soldato, probabilmente vicino a morire. Lui diceva: non mi importa di questo, io pianifico di andare a vedere questi libri perché ho voglia di rivederli. Poi vedremo quello che succede, il Signore lo sa. Attenzione, lui non si dimenticava del presente perché lo sapeva bene, era fisicamente lì, vicino, perché c'era un soldato incatenato assieme a lui, era incatenato al soldato. Ma non è che non lo sapeva, ma stava comunque pianificando. Allora, e non si preoccupava, non era preoccupato della situazione. Allora tu potresti dirmi: Marco, fino a che grado di gravità devo non preoccuparmi, no? Quando posso cominciare a preoccuparmi? Diciamo, posso cominciare a preoccuparmi dal tumore in su? Perché dal tumore in giù non mi preoccupo, allora dal tumore in su, quelle cose grandi, eh? Ti faccio rispondere da Gesù. Matteo 6, versetto 27 e poi il versetto 34. E chi di voi può, con la propria ansietà, aggiungere un'ora sopra alla durata della sua vita? Puoi, dice Gesù, aumentare un'ora, non un anno, un'ora sola alla tua vita preoccupandoti? La domanda è, come si dice, una domanda retorica. No. Preoccuparti probabilmente per il breve la vita. Versetto 30. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta c'è un giorno il suo affare. Gesù dice: perché preoccuparti? Perché tanto è inutile, non puoi aumentare la tua vita, non puoi risolvere. Il domani si preoccuperà di se stesso, domani gli affanni arriveranno, allora perché ti preoccupi? Paolo sapeva che avrebbe potuto morire domani, ma si concentrava sull'oggi, sul presente, pianificava il futuro e non si preoccupava. Vi ricordate la preghiera del Padre Nostro? Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Matteo 6:11. Gesù dice: occupati, non preoccupati dell'oggi, perché all'oggi ci penso io. Qualsiasi cosa sia, dal raffreddore, dal dito schiacciato nella porta in su, perché voglio che tu sia concentrato sul futuro. Tu non ti devi preoccupare dell'oggi, perché io voglio che tu sia concentrato sul futuro, perché tu possa occuparti dell'oggi e non preoccuparti dell'oggi, pianificare il domani, e così avrai gioia. È così che nasce la gioia, non preoccupandoti ma occupandoti dell'oggi e pianificando il futuro. Però attenzione, se ti preoccupi oggi non conoscerai la gioia domani, perché sarai troppo concentrato a preoccuparti per pianificare la gioia del domani. Sapete, la mancanza di prospettiva rende la vita piena di problemi, perché non sai dove devi andare, sei senza direzione, e rende più difficile sopportare i problemi dell'oggi. L'ottava istruzione del foglietto: occupati di oggi e fai piani per domani. Occupati di oggi, però fai piani per domani. Non è istruzione. La gioia è apprezzare ogni momento. Gli avvenimenti della vita proveranno a uccidere la gioia. Qui c'è una cosa che non facciamo noi, ma che fa il mondo. Gli avvenimenti, quelli non li possiamo decidere. Il versetto è: già l'abbiamo visto la settimana scorsa, rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. Ora, ho fatto una ricerca sull'originale che Paolo usa per quella parola sempre, e ho scoperto che quando Paolo dice la parola sempre, il vero significato è sempre.
profondo, ecco quella impressione. Ero curioso. Sempre, sempre, non c'è nulla escluso, è sempre. Rallegratevi quando? Sempre, sempre. Questo che cosa significa? Mi devo rallegrare quando ho un familiare malato? Sì. Mi devo rallegrare quando ho perso il lavoro? Sì. Mi devo rallegrare quando sono stato in pericolo di vita? Sì. Vi ricordo la differenza tra felicità e gioia, che abbiamo spiegato la scorsa settimana. Ve la ripeto para come ve l'ho spiegata la volta scorsa, perché è un concetto fondamentale per il credente. La differenza tra la felicità e la gioia. La felicità è legata a cosa mi accade. Cose belle, cose brutte. La gioia è legata a cosa mi è accaduto. Cosa mi è accaduto? Che sono stato salvato da Gesù. La felicità è legata a come sono. Sono sano, sono malato, sono ricco, sono povero, sono in carcere, sono libero. La gioia è legata al chi sono. E chi sono io? Io sono un figlio di Dio. Io sono un figlio di Dio, sono della famiglia. La felicità è legata a quello che ho. Sono ricco, sono povero, sono nella fame, sono nell'abbondanza. La gioia è legata a quello che avrò. E come figlio di Dio che cosa avrò? Avrò un'eredità in cielo. Gesù ha detto che è andata a prepararmi già la mia stanza. Già c'è la stanza, tu non lo sai, già la stanza tua già c'è. Già c'è, è pronta. Gesù c'è andato, già ci ha messo la copertina, non so, io sono curioso di vedere come l'avrà arredata la mia, non lo so. Ora ve la metto in maniera differente. Una delle mie gioie la mattina, quando mi alzo, soprattutto adesso ancora no perché è ancora buio quando mi alzo, tra un pochino comincerò a vedere l'alba. Nella finestra di casa mia c'è un monte che è il Monte Cimino e il sole spunta da dietro quel monte e sopra normalmente ci sono le nuvole e la gioia mia è vedere i colori meravigliosi che formano. Se vedete il mio account Instagram ci sono soltanto quelle fotografie, perché ogni mattina io devo fotografare, perché è una cosa, una gioia meravigliosa. Ora supponete, quella mattina mi svegli col mal di denti, no? Sarò felice? Penso di no. Questo non significa che se non sono felice il sole non sorge dietro il cimino e le nuvole non sono illuminate di rosa. Molto volgarmente, al sole, alle nuvole e al Monte Cimino non gliene può importare nemmeno del mio mal di testa. Sono lì. La gioia è lì, la gioia c'è. Probabilmente la mia felicità è minore, ma la mia gioia non è legata al mio momento del mal di testa. L'alba non è legata a come mi sento quella mattina, ma è legata al fatto che quella mattina io ci sono e vedo la gioia. Ve la metto ancora in un'altra maniera, anzi ve la faccio mettere in un'altra maniera da Gesù. Luca 6, 22, 23. Luca 6, 22, 23. Beati voi, beati lo sapete che significa felici, per cui felici voi quando gli altri vi odiano, vi escludono, vi insultano e vi disprezzano, perché avete seguito il figlio dell'uomo. Quando vi accadono queste cose, siate felici e saltate di gioia. Oh, ma anche Gesù, ma come? Devo saltare di gioia? Perché? Allora ce lo spiega. Perché Dio vi darà una grande ricompensa in cielo. Perché? Infatti, sarete in buona compagnia con gli antichi profeti che furono trattati allo stesso modo dagli antenati di quelli che hanno maltrattato voi. In sostanza Gesù che dice, guardate, la felicità è una cosa che può esserci come non può esserci. E a proposito, se non siete felici, oh ragazzi, non è che siete i primi a non essere felici, perché tutti quelli prima di voi, i profeti, sono stati trattati alla stessa maniera, per cui non è che stanno facendo un dispetto a te,
persona, ce l'hanno con te. Tu sei insieme a tutti gli altri. Ma la gioia è che tu hai, una ricompensa in cielo. È lì la gioia. Può non esserci la felicità, ma la gioia della ricompensa in cielo non cambia. Attenzione, perché se disprezzi, se non apprezzi ogni momento, se non apprezzi il momento che sei in Cristo, allora finirai per concentrarti sulle accadimenti, sugli avvenimenti della vita, e quindi potrebbero portarti, anzi quelli sicuramente porteranno nella gioia e la uccideranno. Allora, nona istruzione: impara ad avere gioia per chi sei, non per come stai. Impara ad avere gioia per chi sei, non per come stai. Decima e ultima istruzione, siamo quasi alla fine. La gioia è nel dare. L'avarizia uccide la gioia. La gioia è nel dare. Se tu sei avaro, stai uccidendo la tua gioia. Filippesi 4:10. Mi ha fatto immenso piacere che avete pensato di nuovo a me. E ringrazio per questo il Signore. So che mi avete ricordato sempre, ma vi era mancata l'opportunità di dimostrarvelo. Ora, come si ricordava noi filippesi di Paolo? Non è che dicevano, ah Paolo, ah sì, poi basta. No, si ricordavano, significa una cosa molto precisa, si ricordavano in preghiere, si ricordavano, il ricordarsi erano preghiere, erano soldi, erano cibi, erano vestiti, erano persone che da Filippi andavano al punto dove era stato arrestato Paolo. Per cui era un costo, no, non so come stessero economicamente i filippesi, ma era un costo, tiravano fuori, cacciavano fuori la moneta, perché per mandare una persona, Onesimo, da Paolo, significava che dovevano dare a Onesimo i soldi per comperarsi cibo durante la strada, per cui era un costo che avevano i filippesi. I filippesi davano a Paolo proprio la gioia nel vedere che le istruzioni sue sul dare stavano avendo un'efficacia. Erano efficacia perché veramente i filippesi provavano questo desiderio di dare a Paolo. Erano pronti a dare, forse ben al di sopra delle proprie possibilità. Da chi aveva preso tutto questo? Da chi aveva preso tutto questo? Non ha preso da Paolo, che in Atti al capitolo 20:35 dice così. Qui stava parlando agli Efesi, ad Efeso, e cita, tra l'altro, ci fa sapere una cosa che ha detto Gesù che non troviamo nei Vangeli, perché sapete, nel libro di Giovanni c'è scritto che con tutte le cose che ha detto e fatto Gesù ci si potrebbero scrivere ancora mille libri, per cui tutto quello che Gesù ha detto e fatto non è soltanto dentro i quattro Vangeli, ma ci sono tante altre cose che non sono state ricordate. E qui Paolo ci cita una cosa che ha detto Gesù che non è nei Vangeli, e dice così: in ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli, lavorando così e ricordandosi della parola del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Qui Paolo dice due cose, o meglio, Gesù dice due cose. Dice che nel ricevere c'è gioia, nel dare c'è più gioia. C'è più gioia. Se vuoi provare gioia, allora mettiti seduto, devi passare tempo con i credenti, e se sei in una chiesa locale sana riceverai e avrai gioia. Ma se quello che cerchi è più gioia, allora sei tu quello che deve dare. Sei tu quello che deve dare, quello che deve far parte di una chiesa locale e renderla sana. Tu puoi rendere la tua chiesa locale sana perché sei lì per dare e ricevere più gioia. Se quello che tu cerchi è più gioia, allora sei tu quello che devi dare, osservando i comandamenti di Gesù. Attenzione, perché se c'è il braccino corto, a Montesascone c'è un famoso detto: sei come il Sor Tito. Il Sor Tito, il signor Tito, era una persona che purtroppo per lui era nato con due braccia, una lunghezza differente, una più lunga, una più corta, ma era nato anche soprattutto una
predisposizione all'essere abbastanza avaro, per cui con una mano prendeva e con l'altra dava, per cui la mano per dare era sempre quella più corta. Ma se hai il braccino corto nel dare, nel darci, allora stai impedendo di ricevere, e non avrai gioia, e non avrai più gioia perché non stai dando. Allora, la decima istruzione è questa: dai più di quello che ricevi, dai più di quello. È sempre possibile dare più. Si può dare di più, cantavano a Tozzi, Morandi e Ruggero. Si può dare di più. Sapete che sono vecchio, Paolo, però Paolo ci ha dato questo, e siamo arrivati alla decima istruzione. Paolo ci ha dato il nostro foglietto di istruzioni tramite la lettera Filippesi. Attenzione, però queste sono istruzioni che servono ad aumentare la gioia, ma sono queste istruzioni sono la fonte della vera gioia. Queste servono ad aumentarla, a metterle in pratica la gioia. Ma la vera gioia da dove? Da chi viene? Dov'è la vera gioia per il credente? Senza la vera fonte della gioia, queste istruzioni non contano niente. È come avere il foglietto e non avere il mobile. Allora, dov'è la vera gioia? Dov'è? Mi date una Bibbia? Allora, questo abbiamo detto tutta una volta, che è il manuale di istruzione, no? Questo è il manuale di istruzione. Allora, la vera gioia è seguire alla lettera quello che ci sta scritto dentro, tutte le regole dell'essere cristiano, quello che fare, quello che non fare. Sapete, se io mi predicassi soltanto la legge, le cose da fare, quello che non fare, se io mi predicassi i principi buoni che sono contenuti qui dentro la Bibbia, è come se vi dicessi: guarda, adesso finita la predicazione, vai al piano di sopra, vai sul terrazzo, salta giù e vola. Non è possibile, si facendo, non puoi farlo. Ci vuole qualcosa o qualcuno che si dia le ali. E non è la Red Bull, mette le ali, non è la Red Bull. Qualcuno che conosca chi ha scritto questo libro e che lo faccia conoscere anche a te. Qualcuno che sia la fonte della vera gioia. Mi dai la prossima slide? Lo conosci? Prima Giovanni, versetti 17-18. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè. Sta parlando dei 10 comandamenti. La grazia per cui Mosè ha dato la legge, Dio ha dato la legge ci condannava. Se noi fossimo sotto la legge, saremmo ancora morti. Inutile a seguire tutte queste cose, perché è come cercare di volare. Può volare un uomo? No, ma noi ringraziamo che siamo sotto la grazia. La grazia e la verità sono venuti per mezzo di chi? Per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. Noi non possiamo aver visto Dio. Addirittura Mosè chiese: Signore, io voglio vedere la tua gloria. E disse Dio, disse Mosè, non ti conviene, guarda, fai una cosa, mettiti dietro una roccia, copriti il viso e io ti farò vedere la schiena della mia gloria, per cui io passerò di vicino. E quando passò, perché era così imponente, perché chi vede Dio senza avere grazia muore, perché Dio è giustizia e noi non siamo giusti. Nessuno ha mai visto Dio. Chi è che l'ha visto? L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Sta parlando di Gesù. Gesù ha visto Dio.
Gesù ti fa fare Dio. È lui il donatore di gioia. È Gesù il donatore di gioia. Gesù era ed è tuttora colui che è unto con l'olio della gioia. È unto con l'olio della gioia più di qualunque altra cosa al mondo. È lui che è la fonte della gioia. Egli ci dona la gioia. È Gesù che ci dona la gioia attraverso lo Spirito Santo. È Gesù che prega queste parole. Giovanni 15, 11. L'abbiamo visto prima in un'altra versione. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Lo conosci? Lo conosci? Se la risposta è sì, se conosci Gesù, bene, sai dove trovare la fonte di gioia per il 2018, per il 2019, per tutti gli anni che sarai qui su questa terra. Vai avanti con lui e usi il foglietto, usi il foglietto. Ma se non lo conosci ancora, se hai sentito parlare, se lo frequenti da tanto tempo ma è rimasto per te soltanto un'abitudine, e se cerchi la gioia, cosa aspetti? E lui è la fonte della gioia. Ti lascio un ultimo pezzetto del Salmo 16:11. Il salmista dice così: tu, sta parlando di Dio, di Gesù, tu mi insegni la via della vita. Ci sono gioia e sazietà in tua presenza. Alla tua destra vi sono inizi di vedere. Ricordatevi, dov'è seduto Gesù? Alla destra del Padre. Alla tua destra, in Gesù, ci sono delizie in eterno. Prendiamoci a pensare. Grazie, Signore Gesù, di essere seduto alla destra del Padre, di essere lì che preghi per me, che preghi per ciascuno che ha confessato la fede in te. Se tu, a chi hai ascoltato, sei stato colpito o sei stata colpita da qualcosa, ti prego di mettere in preghiera davanti al Signore queste cose che dico in questo momento. Signore Gesù, io voglio seguirti, voglio essere non egoista, ma voglio aumentare la gioia delle persone che incontro. Voglio adoperarmi affinché le persone abbiano più gioia. E voglio riunirmi alle persone che ho amato nella fede, che amo ancora nella fede, che voglio gioire insieme a loro. Voglio trovare gioia in loro. Mi impegno durante questo 2018 a incontrarmi con persone credenti, non soltanto quelle di questa chiesa, ma i miei vecchi amici credenti, a sentirli per avere gioia insieme a loro. E Signore, io voglio avere piani per il futuro, non soltanto per l'oggi. Non voglio preoccuparmi di quello che mi accade oggi, perché so che tu sei in controllo dell'oggi. Non voglio pianificare il futuro, perché so che la mancanza di scopo ucciderebbe la mia vita. E Signore, io voglio apprezzare ogni momento, ogni alba, ogni tramonto. Nonostante non abbia felicità in quel momento, io so che sarò gioioso in te. Infine, Signore Gesù, io voglio dare abbondantemente, voglio dare più di quello che ho ricevuto. Voglio dare, non voglio essere avaro, non voglio essere avaro. Voglio donare la gioia che tu mi hai dato agli altri. Perché so che io ti conosco, Signore Gesù. Io ti conosco. E so che tu sei lì a fianco del Padre a pregare, che tu sei la fonte della mia gioia. Io voglio apprendere e attingere da te la tua gioia, che sei la destra del Padre. Tutto questo lo prego nel tuo santo nome, Signore.